Ciao a tutti, oggi siamo in compagnia di Stefano Caccavari, siamo a San Floro, lui ha 27 anni e è un imprenditore agricolo di qua. Parleremo del suo progetto che si chiama Orto di Famiglia. Spiegaci in cosa consiste, Stefano. Orto di Famiglia è un'idea molto semplice. Visto che a San Floro abbiamo la tradizione di farci l'orto dietro casa, ho pensato di usare un terreno che mio padre mi ha donato per proprio appunto fare degli orti alle famiglie. Cioè, cosa significa? Abbiamo preso il terreno, lo abbiamo coltivato, lo abbiamo delimitato simbolicamente con delle canne e con un cartello e ogni famiglia ha un proprio orto, coltivato da noi, ma curato e gestito da loro. Praticamente loro una o due volte a settimana vengono a raccogliere i prodotti dal proprio orto. Questo favorisce sicuramente un ritorno alla terra, dà la possibilità alle persone quindi di stare in una biovalle, come la chiamo io, cioè in una zona fantastica, naturale, senza inquinamento, e dà la sicurezza alle famiglie della vicina Catanzaro, oggi siamo oltre 100 famiglie, di mangiare prodotti sani, biologici e naturali come una volta. Quindi San Floro oggi sta diventando un esempio di agricoltura biologica, sostenibile e naturale. Allora, siamo a San Floro, provincia di Catanzaro, al centro della Calabria. San Floro rischiava un anno e mezzo fa di diventare la più grande discarica d'Europa, la seconda discarica più grande d'Europa, ne ha parlato anche il Fatto Quotidiano in un bellissimo articolo. Quindi a San Floro esiste ancora una grandissima voragine che è la buca che è stata scavata, ma stiamo anche reagendo in un modo diverso per far conoscere il nostro territorio, non più come il territorio dove doveva nascere una grande discarica, ma come un territorio dove si mangia cibo sano come 100 anni fa. San Floro è un piccolo paesino agricolo che, dicevo, si trova al centro della Calabria, siamo soltanto 600 abitanti e abbiamo l'abitudine dietro casa, ognuno di noi, di farci l'orto. Quindi siamo sicuri di mangiare cibo sano e genuino perché ce lo facciamo da noi. L'anno scorso, esattamente l'estate scorsa, il 7 maggio, ho avuto l'idea quindi di usare questo terreno che mi è stato donato da mio padre affinché ogni famiglia del Catanzarese, in primis con gli amici di famiglia e poi il giro si è allargato grazie al passaparola positivo, affinché ogni famiglia potesse avere un proprio spazio di terra coltivato da noi in azienda agricola, perché questa è un'azienda agricola a conduzione familiare, ci tengo a precisarlo, senza contributi pubblici, quindi abbiamo fatto tutto noi da zero, appunto, dicevo, questo piccolo orto di famiglia. E quindi eravamo 10, oggi siamo oltre 100 persone, oltre 100 famiglie mangiano i prodotti made in San Floro, come li definiamo noi, cioè da agricoltura familiare e da agricoltura biologica. Vi dicevo, ogni famiglia ha un pezzo di terra coltivato e curato da noi, dove loro una volta a settimana, uno o due volte a settimana, vengono a raccogliere i prodotti dal proprio orto. Un orto viene delimitato simbolicamente con delle canne e al centro viene posto un cartello che indica il nome dell'orto, per esempio l'orto di Ciccio. Quindi la famiglia Ciccio va a mangiare in quell'orto perché porta a casa quei prodotti. Nulla, e in questo modo abbiamo ottenuto che San Floro, prima era ricordato come il paesino dove stava per nascere una mega discarica che avrebbe devastato mezza Catanzaro e mezza regione Calabria, ora è famosa in città, è famosa in Calabria ed è inizia a essere famosa anche in tutta Italia come esempio di sviluppo sostenibile, agricoltura familiare, e possiamo definirlo un po' come Beppe ci ha aperto gli occhi col suo posto, la fattoria del futuro, no? L'azienda agricola del futuro. È questo che io vedo come azienda agricola del futuro, dove noi produciamo direttamente per le famiglie e le famiglie in questo modo hanno la sicurezza di mangiare un cibo, quindi una verdura sanissima, di stagione ed agricoltura sostenibile e biologica. E questo è il migliore esempio, secondo me, di difesa del territorio, di recupero delle tradizioni e soprattutto di salvaguardia futura, perché vi assicuro, adesso che i riflettori sono accesi su San Floro, come il territorio dove si mangia bene come 100 anni fa, nessuno, e dico nessuno, avrà di nuovo in mente di colonizzare il nostro territorio per farci una discarica, una mega industria o peggio ancora un centro commerciale. In agricoltura esistono tre raccolti, tre stagioni. Esiste l'orto estivo, l'orto autunno-inverno e l'orto primavera. Ora ci troviamo ai primi di settembre, quindi è la fine dell'orto estivo. L'orto estivo, come ogni orto di famiglia, vi dicevo, è di circa 80 metri quadri ed è essenzialmente formato da 6 filari. Cos'è un filare? Bene, un filare è semplicemente una doppia fila di piante, come queste che state vedendo. Questi sono i peperoncini e i peperoni. Abbiamo fatto peperone quadrato e peperone frigitello per avere la varietà. Ovviamente ogni pianta che è coltivata qua proviene da seme biologico, sono due vivai in Calabria che forniscono questi semi, quindi è agricoltura biologica non perché è certificata, ma perché la facciamo noi sul serio. Soprattutto noi non vendiamo nulla all'esterno, resta tutto qua dentro, resta tutto in azienda agricola e resta tutto alle famiglie. Quindi non siamo motivati dal prezzo, dalla quantità e non siamo neanche condizionati dagli alti e bassi del mercato agricolo, del mercato alimentare. Non ce ne frega nulla, siamo una cosa a parte.
Vi dicevo, un orto di famiglia è fatto essenzialmente per il fabbisogno da 2 a 4 persone, da 6 filari, più un'altra area che noi chiamiamo orto comune, che poi vi racconto cos'è. Allora, vi dicevo, in estate abbiamo mangiato sicuramente, abbiamo fatto il filare del basilico e degli odori e delle lattughe, poi c'è il filare dei peperoni, delle due varietà, peperoncini e peperoni, poi abbiamo il filare delle melanzane, tra queste le due varietà, melanzana nera e melanzana viola. Abbiamo fatto il filare dei pomodori perché in estate non si possono non mangiare pomodori, quindi abbiamo fatto 3 tipi di pomodori essenzialmente: Belmonte, ciliegino nero di Crimea e ciliegino rosso. Poi abbiamo fatto il filare delle zucchine e infine il filare dei cetrioli. Ecco, queste verdure che vi ho elencato sono essenzialmente le verdure che in Calabria sono estive. Quindi è chiaro che territorio che vai, clima che trovi, devi adattare anche la tua agricoltura. Quindi se state vedendo questo filmato in altre parti d'Italia e vi sembra qualcosa strano per l'estate, è per questo motivo. Noi siamo in una zona collinare, un po' ventosa, ma siamo essenzialmente a 240 metri dal mare, quindi siamo in una zona collinare e siamo nel centro della Calabria, quindi col clima super mediterraneo. Vi dicevo, esiste un'area in più che noi definiamo orto comune. L'orto comune essenzialmente è una grande zona coltivata, per esempio quest'estate era coltivata ad anguria e meloni, per un motivo solo: per produrre queste piante hanno bisogno di tanto spazio, quindi è inutile metterle nel proprio orticello, nel proprio orto di famiglia, piuttosto usiamo un'area destinata solo a questa coltura. Autunno-inverno, che è la stagione in cui stiamo per addentrarci, praticamente è fatto sempre da 6 filari, dove abbiamo un misto di verdure da taglio, cioè abbiamo la bietola, abbiamo la verza, il cappuccio, i broccoli, i cavolfiori, cicoria, lattuga canasta, iceberg e romana, ovviamente scarola liscia e scarola riccia. Nell'area comune, nell'orto comune, invece abbiamo tantissime rape. Stesso discorso, le rape conviene più seminare una grande distesa di terra piuttosto che fare un semplice filare. Qualunque agricoltore vi confermerà queste nostre modalità. Nulla, in azienda i lavori li segue il mitico zio Franco. Zio Franco è un semplice contadino, si definisce anche lui così, ha 35 anni di esperienza. Questo per noi è gioco forza, perché sappiamo in anticipo quello che sta per succedere e sappiamo anche come intervenire. Ovviamente vengono in nostro soccorso i super esperti che abbiamo radunato e abbiamo raggruppato, abbiamo attratto, tra virgolette, per esempio il professore Franco Santopolo, massimo esperto di lotta biologica, che quest'estate ha salvato i nostri pomodori, quindi non usiamo pesticidi, non usiamo veleni, grazie appunto alla lotta biologica, una cosa nuova per noi, quindi facciamo anche innovazione. Grazie a dei piccoli insetti che sono definiti bioinsetti predatori, significa che vanno a mangiare le uova degli insetti che fanno del male ai pomodori. Vi assicuro, e ve lo possono confermare tutti, che non abbiamo avuto dei pomodori malati, e questa è stata una grandissima soddisfazione per tutti. Quindi questa riprova che se si fa agricoltura familiare, biologica, nel giusto modo, seguendo i consigli giusti, i risultati arrivano. Una famiglia prende un orto di famiglia essenzialmente per 3 motivi. Il primo motivo è sicuramente avere la certezza che si stanno mangiando prodotti sani, genuini e di stagione, e questo lo vedono perché crescono davanti ai loro occhi. Il secondo motivo è avere un contatto di nuovo con la terra, perché vedo tantissimi professionisti che nei loro ricordi da bambino magari si ricordavano l'orto del nonno, ma poi hanno abbandonato questa idea, quindi con noi ritrovano la passione di rivivere la terra per quell'ora a settimana. Purtroppo è così ancora, speriamo che più ore a settimana vengano trascorse nell'orto. Il terzo motivo è per fare qualcosa insieme alla famiglia, perché vedo tantissime mamme, genitori o papà che accompagnano i figli, sia piccoli che magari meno piccoli, anche qualche adolescente, a fare l'orto con loro. Ripeto che i lavori agricoli li facciamo noi, loro se lo curano, se lo gestiscono, e ovviamente più amore dai alle piante, più ricevi in cambio. Questo è orto di famiglia.